film è girato in un paesino che si chiama Palazzo Adriano, in provincia di Palermo. A Bagheria abbiamo girato un paio di giornate, non di più. Il grosso l'abbiamo fatto a Palazzo Adriano. C'è del teatro? Avete girato in teatro? Qualcosa, non tantissimo. Siamo all'interno del cinema, non è teatro? L'interno del cinema è una no, l'interno del cinema è una chiesa sconsacrata che c'era in questo paese, Palazzo Adriano. Dentro la chiesa, con Andrea Crisanti, lo scenografo, abbiamo scenografato questa chiesa, l'abbiamo fatta diventare una sala cinematografica. E la cosa divertente fu che un giorno, mentre giravamo la scena in cui il ragazzino ha il suo primo incontro amoroso della sua vita con la prostituta del paese, arrivarono dei preti da Palermo, l'arcivescovado, ma non mi ricordo, perché non era vero che la chiesa fosse sconsacrata. Scoppiò uno scandalo. Una delle tante cose divertenti dell'avventura di questo film. Giriamo anche una buona parte a Cefalù. La parte con le barche, tra l'altro non è qua da tua. Anzi, cominciamo proprio a Cefalù, l'8 maggio dell'88. Sì, le chiedevo, altro lato, si sente la mancanza del nuovo Cinema Paradiso con tutte queste multisale? Ma guardi, per quelli che abbiamo amato e abbiamo vissuto quel mondo lì, quelle sale cinematografiche lì, sì, la monosala, come la si chiama ormai adesso, un po' ci manca. Però oggi dobbiamo essere consapevoli del fatto che la sala cinematografica non è più l'asse centrale che regola il rapporto tra i film e lo spettatore e il pubblico. Insomma, i film non si vedono più soltanto nella sala cinematografica, si vedono anche in un sacco di altri posti e con tante altre metodologie. E quindi possiamo avere nostalgia per quelle sale, però ci sono, per cui chi ama vedere i film in una sala cinematografica ha la possibilità di vederlo in una sala cinematografica. Gli anni in cui la gente faceva pugni per entrare al cinema, come accade in Nuovo Cinema Paradiso, ecco, quella stagione secondo me è finita completamente ed è inutile rivangarla solo attraverso il prisma della nostalgia. È stato bellissimo, è stato divertente, però non è più così. Ma le sale cinematografiche ci sono ancora, e dal punto di vista qualitativo sono migliori del Cinema Paradiso che ho raccontato io, dove ancora eravamo dalle parti delle ombre cinesi più che del cinema. Perché aveva di Platone, come si dice. Nel film c'è anche un po' una specie di storia del cinema con tutti questi brani. La scelta dei brani è stata complicata o anche per problemi di diritto? È stata dolorosa, perché originariamente le idee dei film che venivano proiettati dentro Cinema Paradiso erano un po' più ambiziose, forse un po' più in linea con quello che hai detto tu poco fa, cioè doveva essere un po' l'idea della storia del cinema, e quindi io speravo di citare film importantissimi, però costavano tantissimo. Allora Cristante, mi ricordo, mi chiamava giorno dopo giorno e diceva: guarda, questo dimentichiamoci, questo dimentichiamo. Per esempio, mi ricordo d'avere, era già scritto in sceneggiatura, il marchio della MGM. Siccome nel Cinema Paradiso la cabina di proiezione è camuffata con quella testa di leone con la bocca aperta, mi piaceva l'idea che ci fosse il leone della MGM sullo schermo che ruggisce, i bambini che imitano il leone che ruggiscono e tutta questa cosa su. Il marchio della MGM, solo per vederlo quei 3-4 secondi, ci chiesero $500,000 di dollari. Per cui dependevamo, ma neanche senza discutere tantissimo. Cioè io su molte cose resistevo, su molte cose lottavo, però il bacio tra Orson Welles e Rita Hayworth, 3 secondi, $800,000.
cassato immediatamente. Tantissimi baci che io avrei voluto mettere nella sequenza finale non ci sono stati. Vi dico di più, a film già uscito, mi ricordo, siccome il film in un anno e mezzo è uscito 4 volte, non ricordo se alla seconda o alla terza uscita abbiamo dovuto togliere altri 2 baci, perché nel frattempo la trattativa che era cominciata si era messa male, perché siccome il film aveva cominciato ad avere successo avevano aumentato la richiesta e io dovetti togliere un paio di baci già dopo Cannes addirittura, quindi non finì mai questa storia. Naturalmente sì, più film eravamo costretti ad annullare e più eravamo costretti a cercare nella library della produzione italiana del film, la library di Cristalli, e nella library del co-produttore francese. Alla fine la stragrande maggioranza dei film sono stati presi da queste 2 library, come era comprensibile, insomma.